www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Rispetto alle esperienze italiane, il livello tecnico di partenza era molto più basso. Ho un anno di lavoro alle spalle, qualcosina è cresciuto nel club mio. Dopo, chiaramente, la Turchia ha un patrimonio di giocatrici molto importante. Se riuscissi a dargli questi elementi in generale su tutto il territorio, sarebbe una nazione veramente importante dal punto di vista pallavolistico. Cominciamo. Noi penso possiamo essere un esempio, però non è che siamo gli unici, in quanto ci sono diversi club che con il giovanile hanno una buona struttura, se non un'ottima struttura. Come le differenze ci sono e sono enormi. Diciamo che qui si comincia a mettere le basi affinché possano arrivare sul vertice in una maniera più vicina possibile a quelle che oggi sono le esigenze di una pallavolo che sta cambiando giorno per giorno, sì, in velocità e in qualità. Ma io sono del vecchio stampo, penso che prima bisogna mettere delle basi appropriate, dopodiché si possono inserire nel gioco, perché una parte analitica, non dico esasperata come si faceva una volta, dove si andava a cercare proprio il super analitico, però una parte analitica va sempre lasciata in un contesto giovanile, deve essere anche abbastanza rilevante, perché altrimenti è difficile automatizzare delle tecniche così complicate come quelle che richiedono. Beh, mi sono dovuto adattare molto al contesto, sono arrivato, come ho detto, le basi erano veramente elementari. Ho lavorato un anno molto intensamente per un contesto dove le ragazze non si fa fatica ad educarle, perché in palestra ci stanno, ripetono con facilità, perché fa parte un po' della loro cultura. E su questo non ho trovato delle grosse difficoltà. Quelle che sono state delle grosse difficoltà è stato iniziare un lavoro tecnico un po' più di esigenza, e questo qui è stato difficile da fare capire. Però una volta capito, le cose stanno andando molto. Io tendenzialmente su delle squadre giovani preferisco che la parte di movimento sia quella più accentuata, nel senso che il muoversi, l'arrivare alla palla, quindi un aspetto molto difensivo e di costruzione deve essere una priorità, così imparano a muoversi nel campo e non a star lì e pensare solo che se facciamo l'attacco siamo bravi. Se facciamo l'attacco siamo bravi, se arriviamo poi a farlo. Io penso che quello sì è una cosa motivante, come si sta discutendo ora, però non deve essere l'unica cosa. Che la palla volo, se una palla non la tiri su, non la puoi mettere cose. Per quanto riguarda la volo giovanile, a livello internazionale penso che le giovani devono giocare un po' di più. Devono giocare un po' di più e tutti i paesi dovrebbero poter giocare un po' di più, non solo i paesi che hanno tradizione, cioè di vedere, di impostare qualcosa che possa essere gratificante per quei paesi che non possono arrivare al livello che può avere la pallavolo italiana, quella brasiliana, in modo che ci sia anche qualcosa di nuovo che vedo poco a livello internazionale, sempre quelle. E non c'è mai cambiamento, bisognerebbe porsi anche qualche domanda, come mai sono sempre le solite. Io penso che la pallavolo italiana è estremamente importante come riferimento per tutti, perché ha creato un movimento come quella brasiliana, del resto, come quella giapponese che è stata ai tempi, che lo è ancora, perché sui giovani la Cina. Quindi io penso che l'Italia sia diventata un punto di riferimento, e perché hanno lavorato bene negli anni, perché hanno creato una cultura con gli allenatori sono bravi, sono tanti bravi, il processo formativo è ottimo, per cui alla fine ci si ritrova in un movimento che fa tanti risultati. Sì, siamo un'eccellenza a livello giovanile, probabilmente bisognerebbe farsi la domanda come mai non si produce così tanto ma si vince così tanto. Io quella lì è una domanda che mi porrei, perché se può vincere, ma si può anche produrre, può essere due cose contemporanee, bisogna avere più giocatori di livello internazionale importante per un paese come il nostro. Ci sono,
però bisognerebbe consolidarsi sul top livello mondiale in maniera più continuativa, visto quello che la nostra pallavolo produce. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.